Allora, facciamo l'impasto della pizza rotonda. Allora, abbiamo detto che abbiamo fatto il lievitino con il lievito in polvere, quello granulare, anzi. Abbiamo messo qua dentro un pochettino di farina, un po' d'acqua, un po' di zucchero e 2-3 grammi di lievito secco. Ora, in pratica, la consistenza, questa pappetta in pratica è il lievito attivato, no? E questo lo andiamo ad aggiungere nell'impasto. Allora, prima cosa, prendiamo 1 chilo di farina che abbiamo messo precedentemente nel frigorifero per raffreddare. Perché l'abbiamo messa in frigorifero? Perché facciamo in modo che quando impastiamo non superiamo i 20 gradi, perché se fosse a temperatura ambiente già la farina sarebbe attorno ai 30 gradi e l'impasto non può uscire sopra i 22-23 gradi, altrimenti non viene buono. E diciamo, la maglia glutinica si andrebbe a sfaldare e non trattenere i liquidi che servono poi ad avere un panetto bello liscio e non appiccicoso. Allora, prendiamo questo chilo di farina fredda e aggiungiamo 600 ml l'acqua, per adesso non li aggiungiamo tutti. L'acqua è fredda e la mettiamo qui al centro. Mettiamo al centro l'acqua. Perché tutti mi chiedono come fai la pizza, come la fai? Ci sono 100.000 video sulle pizze, ma alla fine gli ingredienti sono sempre quelli. Acqua, sale, farina e lievito, e io metto un po' d'olio. Allora, questo lievitino abbiamo detto che l'abbiamo fatto con un po' di zucchero, pochissimo, un po' di farina, un po' di acqua e 2-3 grammi di lievito. Lo mettiamo qui nell'impasto, nella farina. Ancora sale non abbiamo messo, quindi è solamente lievitino, acqua e farina. E mescoliamo. Sì, Saverio, ho fatto la ricetta perché sto facendo la ricetta perché tutti mi dicono: ma come fa le pizze rotonde? Come le fai? Come le faccio? E ora ve lo faccio vedere. Perché mi dicono sempre: ma la ricetta qual è? La ricetta è sempre quella. Tutto il discorso sta nel rispettare le temperature, nei tempi e nella gestione dell'impasto. In privato poi col teletrasporto te la mando. Mi salvo Bosco, compare, ma tu sei uno dei miei ispiratori. Faccio la pizza, sai come la faccio? Con la farina Caputo Blu, che è quella che usavi tu quando lavoravi a Sentiero degli Amanti, e a quei tempi tu eri uno dei migliori pizzaioli di Siracusa. Vabbè, ora, dopo che abbiamo fatto una specie di mini biga, insomma, che non è biga, però la consistenza simile, sì. Facciamo 30 grammi o 25 grammi di sale. Io ho l'occhio e quindi già questo qua sono 25 grammi di sale. Ok, anzi, questi sono 22, aspetta, altri 3 grammi. Poi ci mettiamo un altro po' di acqua sul sale e così lui si scioglie. Sì, no, questo qua è anti-Covid, questo qua è per il Covid-19, questo impasto è studiato apposta dal dottor, come cavolo si chiama, e dice che è contro il Covid-19, non c'è, ti fanno, appena ti mangi questa pizza in pratica ti fanno anche il Green Pass a vita, non c'è bisogno nemmeno della seconda dose. Allora, quindi grezzamente impastiamo farina, acqua, sale, lievito,
E appena si è assorbita tutta sta farina, mettiamo il olio, l'olio. Ancora ne vuole e noi gliela diamo. Perché se vuole l'acqua noi gliela diamo, no? Mastro di occhio. Dopo 30 anni che faccio pizza. Cioè io già a 12 anni mi sono fatto la prima pizza. Ma effettivamente io la pizza la impastavo quando, cioè la pizza quella buona, ho cominciato quando ho fatto il famoso forno scaldabagno. E lì ho cominciato, diciamo, la mia avventura professionale nel campo della pizza. Sono passati, penso, 7 anni. E l'esperienza che ci vuole per gestire, cioè non è tanto fare una pizza buona, è tanto nel ripeterla nel tempo e non è facile. E questo si impara con l'esperienza, perché gli ingredienti sono sempre quelli. Tu devi imparare a gestire le temperature, a fare un buon impasto. No, Noel, vale! Ti sto facendo vedere come si fa la pizza. Non mi dire di portartela al lavoro perché poi fredda non sa buona. Il dottor tonno. No, la pizza col tonno no, io la faccio con i piselli, se la vuoi te la faccio. Ti mando la pizza con i piselli, vale. Ah, questa volta facciamo la margherita. Allora, ancora la deve assorbire tutto, cioè a posto di diventare la ricetta sta diventando qua una specie di comitiva, no? E parliamo così a babbiare. Quindi la ricetta che doveva essere seria, male, ma la state facendo diventare tipo una barzelletta. Ciao Noel! Noel, quando se mi trovate la casa vi faccio la pizza. Prima me la trovate sta casa, prima faccio la pizza e ve la faccio mangiare a tutta top choice, ma purtroppo ancora io ieri ho visto una casa a Bizebugge, in pratica era una specie di carcere e ho detto no, mi dispiace, ma io voglio una casa che sia decente, anche perché poi se vi deve invitare dovevi mettere tutti, vi devo mettere in una casa, no, non in una stanza da letto. Allora cominciamo a impastare con le mani. Allora, la cosa principale che io sostengo quando si fa la pizza è che si devono avere sempre le mani pulite, qualsiasi cosa fai. Perché tocchi la bottiglia, tocchi le cose del sale che sono stati al supermercato, io onestamente mi lavo le mani. Quindi scompaio per 2 secondi e via. Ah, di 3 persone che imparano a fare la pizza oggi. Allora, appena la farina ha assorbito, anzi l'acqua ha assorbito tutta la farina, cominciamo a mettere un po' di olio. Ah, perché è interessato al costo da pizzaiolo, quello professionale sono 150.000 euro, va bene, è regalato. Però poi vedere l'attività è guadagnata un mare di soldi. Per chi si vuole iscrivere, io faccio i corsi. 150.000 euro e non un'ora di corso, ben 3 ore di corso, 150.000 euro. Ma è regalato qua a Malta, è regalato. Ah, quindi allora impastiamo così, dai. Impastiamo. Ora, dopo che abbiamo unito tutti gli ingredienti, basta solamente impastare. Ora io l'acqua non l'ho messa tutta perché mi sono accorto che se tu fai l'impasto un po' più duro e poi aggiungi l'ultima acqua alla fine, l'impasto viene più buono. Non ditemi perché non lo so, ma di sicuro
esperienza ti posso dire che è più buono. Un altro goccettino. Poi dicono di trovare il punto pasta. Il punto pasta è quando l'impasto è tutto omogeneo, non appiccica, è morbido al punto giusto. E quindi poi si passa alle pieghe. Che cosa sono le pieghe? Stefano, ciao Stefano. Cosa sono le pieghe? Le pieghe sono appunto delle pieghe che si fanno all'impasto dopo 15-20 minuti o 30 minuti che l'impasto è stato terminato, in modo che lui acquisisce elasticità e aumenta, rafforza la maglia glutinica che trattiene l'acqua. Perché trattenere l'acqua nell'impasto è importante? Perché così nel momento della cottura l'impasto è più morbido e non sa di pane. E basta. Così. E poi le pieghe servono anche a lisciare l'impasto, perché in questo momento l'impasto è grezzo, no? Ora noi gli diamo qualche minuto di impastamento, come dicono qua nei video, diamo l'impastamento e così terminiamo l'impasto che però non deve superare i 22-23 gradi, perché altrimenti la maglia glutinica non trattiene bene l'acqua. Qui io ho pure l'impastatrice. Ma per 1 chilo di farina non la posso utilizzare perché è un'impastatrice di 18 kg. Ora facciamo questo lungo impasto, poi staccherò la diretta e la riprenderò fra 20-30 minuti quando vi farò vedere le serie di pieghe. Una cosa importante è pure che prima di mettere l'impasto nel frigo bisogna far partire un minimo di lievitazione, perché c'è il rischio che poi la lievitazione non parte e quando uscite poi i panetti dal frigo l'indomani, perché questo qua l'impasto a 24 ore, non arriva a lievitare e quindi i bordi non si alzano, l'impasto non cuoce bene. Il risultato non è quello professionale, perché comunque professionalità non significa fare un corso. Professionalità significa sapere quello che fai. Più sai le cose, più professionale sei e più le cose ti riescono. Ribasso, purtroppo, nonostante abbia usato l'acqua di frigorifero, si sta riscaldando. Questo significa che con queste temperature bisogna mettere l'acqua nel freezer e usarla quasi come se fosse ghiaccio, con il ghiaccio dentro, perché l'impasto io sotto le mani lo sento, non dico caldo, ma non freddissimo. Allora, misuriamo la temperatura. Termometro raso. Oh, ragazzi, 26 gradi. Quindi siamo proprio al limite, perché alcuni impastano anche fino a 26 gradi, ma onestamente con queste temperature non va bene. Quindi cosa faccio? Lascio riposare l'impasto e lo metto in frigo in modo che lui si raffredda un altro pochettino, e poi quando darò il giro di pieghe fra 20 minuti. Allora, intanto vi faccio vedere che il vaso si presenta molto grezzo e anche un po' appiccicoso, non tanto appiccicoso. Però ora, mettendolo in frigo, l'impasto si
si rafforzerà, si rilasserà e nel momento in cui farò le pieghe, l'impasto diventerà liscio. Se non diventa liscio la prima serie di come si chiama? Di pieghe sarà la seconda, sicuro. Vediamo, assaggiamo un pochettino. Buono, ora l'impasto. Allora, sono passati 20 minuti. Ho preso l'impasto dal frigo perché l'impasto purtroppo si era surriscaldato perché queste temperature sono veramente molto alte. Quindi abbiamo il nostro impasto che si presenta qua a faccia di vecchia. Ora noi diamo quattro pieghe per rinforzare la struttura della maglia glutinica e lisciare l'impasto. Allora, guardate intanto come si estende, no? Vedete? Estende. Questo lavoro non andrebbe fatto qua dentro sul contenitore, ma in una spianatoia. Comunque io faccio le pieghe in questa maniera. Non so se siete poco, ma le pieghe sono pieghe. Quindi facciamo una pallina, non molte pieghe, ma pochissime, perché se no poi l'impasto si strappa e perde acqua. Facciamo la pallina dopo aver fatto le pieghe. Facciamo la palla che è abbastanza liscia ma non troppo. Già così sarebbe buono, ma io gli voglio dare un altro giro di pieghe per rafforzarlo ancora di più. E la ripeteremo sempre fra 20 minuti. La rimettiamo in frigo perché sento ancora l'impasto non è freddo come dovrebbe essere. E lo rimettiamo tutti questi passaggi perché cosa? Per gli amici miei che mi chiedono ogni volta come fa la pizza. E allora faremo intanto la parte dell'impasto, la parte poi della stesura, l'infornata della pizza la faremo poi domani, spero. Mi serve anche un po' di legna perché la faremo a legna e vi farò vedere il risultato di questo impasto. Sto usando la Caputo Blu, che è una farina che non ho mai usato perché di solito ho usato la Caputo Rossa, la 5 Stagioni, la farina del Lidl che per iniziare va bene, ma poi dopo, quando vuoi essere professionale, devi utilizzare una farina che sia, diciamo, che dia all'impasto un sapore di pizza e non di pane. La farina del Lidl, quella la potete usare per fare, la pizza integra, che va benissimo. Quindi, ok, adesso stacco, ci rivediamo fra 20 minuti per farvi vedere l'ultimo giro di pieghe e poi per oggi abbiamo finito con la diretta sulla pizza. Questi sono passaggi che possono sembrare noiosi, possono sembrare stupidi, ma sono importanti per avere un panetto con una struttura adeguata a fare una pizza rotonda. Ok, a dopo, ciao. Allora, ora il giro delle seconde pieghe, no? Quindi per la seconda volta uscirò l'impasto dal frigo, ricordo che ho fatto la videoricetta della pizza nei vari step, ovviamente non posso fare un unico video perché durerebbe un'ora e mezza. E quindi questa è la seconda parte, dove, anzi la terza, dove farò il secondo giro di pieghe, ecco l'impasto, voi non lo potete sentire, ma è veramente morbido, morbido e sedoso. Quindi, insomma, farò l'ultimo giro di pieghe di rinforzo per aumentare la tenacità dell'impasto, perché poi, una volta che si faranno le palline e si rilasseranno per 4 ore, avranno bisogno di molta forza. E allora, quindi una piega così e facciamo l'altra piega. Adesso l'impasto è veramente liscio. Magari non si vede bene. Comunque, questo qua è l'impasto. E quindi questo è l'impasto finale. Ora noi lo lasciamo in frigo per tutta la serata e 5-6 ore prima, 5-6 ore prima della preparazione della pizza facciamo le palline, le chiudiamo di nuovo nel contenitore. E poi dopo 4 ore circa ci prepariamo a fare le pizze che vedremo domani, spero.
Allora, l'impasto, siccome con queste temperature asciuga molto velocemente, quindi io mi bagno la mano e passo un po' d'acqua sulla superficie dell'impasto, perché altrimenti poi domani lo troviamo leggermente disidratato. Vedete qua, non si vede. Aspetta, sta andando la bottiglia. Comunque, questo qua è l'impasto, vi assicuro che è veramente liscio, bello. E niente, l'impasto è riuscito molto bene e domani vedremo i risultati. Ci vediamo domani. Ciao. Non si vuole spegnere. Ciao. Allora, questo è il video del continuo dell'impasto. Questo qua è l'impasto oggi alle 11:30 e andiamo a fare ora i panetti che serviranno per stasera, sempre se riesco a farli. Allora, intanto grazie a tutti gli amici che mi hanno scritto, mi hanno fatto i complimenti. Spero di poter fare una bella pizza oltre a un buon impasto. Allora, questo è l'impasto con 1,5 kg di farina e andiamo a fare dei panetti che sono all'incirca 280 grammi. Allora, io l'ho uscito adesso l'impasto dal frigo, però sarebbe meglio uscirlo un'ora prima di fare i panetti e poi dopo 3-4 ore fare la pizza. No, questo è il panetto, si chiude sotto perché non deve uscire aria da sotto, in modo che l'aria lo fa gonfiare. Lo mettiamo qui, si vede, non lo so. Questo è il primo, quindi verranno 6 panetti. Poi, ok, questo è il secondo. Così passo dopo passo, vedete, senza tagli, a parte i tempi di attesa dell'esecuzione della pizza. Vedete, ora qua un pochettino l'impasto si è asciugato poco poco, ma se non mettevo l'acqua ieri sera sulla superficie sarebbe stato molto più asciutto e duro di sopra. E niente, ora poi metterò un altro po' d'acqua. È facile fare i panetti da 280 grammi senza bilancia, ma qui la bilancia non ce l'ho e non lo so. Vabbè, 10 grammi più 10 grammi meno non fa niente. Ok, chiudiamo. Io ora li metto in frigo e li farò stasera quando torno, non so a che ora, ma li farò, spero. Poi questo è più piccolino, che mare sono oggi, 5 agosto, ho tutti in villetta, tra poco ci dovrei andare pure io. Ok, mini pizza questa. L'impasto sembra buono. Questa è l'ultima. Ok, questi li mettiamo qua, tre li mettiamo qua e tre li lasciamo là, così hanno più spazio perché poi quando si riempiono si allargano e si appiccicano tutti insieme. Questi sono un po' più grandi, ma no? Non fa niente.
Ok, e allora io li metto in frigo, quando vengo vi lascio un paio di ore fuori, massimo 3 ore, e poi facciamo la pizza. Va bene. E allora adesso stiamo per preparare le pizze, vi faccio vedere i panetti, li ho usciti già 1 ora e mezza, 2 orette fa, che con queste temperature diventano subito quasi pronti. È perfetto adesso il panetto, il formaggio, la farina per stendere, le palette, qua tutte cose. E vi faccio vedere il forno perché sarà fatta a legna la pizza. Andiamo, qua c'è un po' di casino perché sono accampato. E qui c'è il fornetto che sta fumando verso l'alto. Guardate qua la fiamma, è pazzesca, guarda, è bellissima. Stupendo. Vediamo la temperatura, qua abbiamo il termometrino. A quanto siamo? 270. In fondo siamo a 320. E allora, esce fumo dal culo, insomma. E allora, diciamo che l'ho acceso manco 10 minuti fa e già il forno è arrivato a 320 gradi. Fra 11 minuti sarà a 400 e passa sicuramente e cominciamo a infornare. Ci vediamo più tardi. È pazzesco, bellissimo. Bello. Allora, ho fatto questo coso, è rampolato. Allora, qua c'è la salsa, dicevo 10 minuti arriva a 400, invece è arrivato in altri 2-3 minuti. E su telefonino qua diciamo. E allora, mettiti da questa parte, Luca. I paletti sono belli gonfi, insoli, 1 ora e mezza, già l'hanno visto questi ragazzi. Allora, prendiamo il primo paletto con la paletta professionale per stucchiare i muri, stucchiare, ma con 50 centesimi, male, meglio di quella di ferro. Ah, così. Prendiamo il primo panetto e lo infiliamo qua nella farina. Facciamo solo una pizza per quello che ti consiglio, poi mangiamo noi. Avanti. Lo rifiniamo qua sul banco. E proviamo a stendere. Allora, l'impasto si sente abbastanza bene, è un po' leggermente elastico, no, è giusto, è proprio perfetto. Farina Caputo Blu, mai usata, ma finora la migliore è stata la Caputo Nuvola. Quella è pazzesca, quella è. No, guarda come si sente benissimo, no, bellissimo. Allarghiamo un pochettino con i pugni. Questo panetto è uno dei panetti che è riuscito di poca grammatura perché era doveva essere 80, invece sono attorno ai 2,50. Comunque lo mettiamo qui, ci mettiamo la salsina che è qui, la salsina, cucchiaio da pizzaiolo, male, cucchiaio da pizzaiolo, eh? E allora, un cucchiaio e mezzo. Basilico, io onestamente glielo metto per insaporire, ma poi glielo tolgo perché non me lo mangio. Allora, lo metto qua nei bordicini, dai. Anzi, lo tolgo perché onestamente io non me lo mangio. Poi andiamo con la manina e prendiamo la mozzarella. Ci ho messo un po' di origano, non tantissimo, poi eventualmente glielo mettiamo a fine cottura e forse un giro d'olio, vediamo. Guarda, devo fare 4 pizze, adesso qua facciamo passare le 4. Ok, dopo di ciò niente, andiamo a infornare così. L'olio, allora aspetta davanti, ce ne siamo l'olio, c'è un altro po' di origano, vediamo. Allora, l'olio, facciamo un giro d'olio. Ci vorrebbe l'ampolla quella là con il dosatore. Con questo qua. No, possiamo fare. No, no, no,
Seguo. Sì, seguo. Allora, mettiamo altro po' di prima, allora, mettiamo perché volevo risparmiare tempo. Quelle di destra, questa ora noi la assaggiamo, dai. Allora, ci diamo un po' di farina nella pala, così si assorba anche un po' di umidità. Impariamo, allarghiamo. Ci sta. Bella, grande. Perfetto, ma ok, avevamo perso la connessione. Dai, allora inforniamo. Oh, e questa è l'inforno. Allora, vediamo la cottura in tempo reale quanti minuti ci sta, dai. Ora prendo il palino. E allora è già sta gonfiando, questo è ottimo, ottimo segno, perché vuol dire che l'impasto è lievitato bene. Il forno è un pochettino lento in questo momento, ma poi aggiungiamo qualche legno per la prossima, ma per questa qua ci dovremmo essere. Avanti, alza un pochettino, infila là dentro. No, poi fai, cerca di fare vedere. Ah, ecco, la fiamma si sta ravvivando. Daniele, ciao. Ciao Daniele. Mare, qua stiamo facendo le pizze professional per la pizzeria che spero un giorno aprire, non appena avrò messo da parte qualcosina. E c'ho questo fornetto, è spettacolare. Immagini qua, vedi che assurdo, ma i soldi che uno si potrebbe fare potenzialmente. Diamo l'ultimo, gli ultimi 10 secondi. Tieni la fissa. Ok, penso che ci siamo. E ora, questa è la pizza. Faccela vedere. Uno spettacolo, mare. Voilà, facciamo anche l'assaggio. Andiamo di qua. Di qua, mettiamoci qua, perché là non c'è spazio. Avanti. Ora io vado a mettere due legnetti nel forno, così almeno il fumo se ne va. Allora, facciamo sta prova, dai, tagliamola. Oddio mio, il rumore pazzesco del bordo è soffice dentro.
È bella croccante di fuori, soft and crunchy come dice Vito Iacovelli. Ora è arrivato il momento dell'assaggio. Se è buona ve lo dico, ah, se non è buona, pazienza. Ma io penso, è caldissima. Devo aspettare 2 minuti. Non è possibile. Ma via, via che è scritto. Allora, facciamo una cosa. Ci vogliamo bruciare? Non è come la nuvola Caputo, ma comunque anche la Caputo Blu merita, cioè è buonissimo. Facciamo vedere qua la struttura. Non è come la nuvola, devo dire la verità, però onestamente è buonissima. Allora ragazzi, io vi saluto. Quando aprivo la pizzeria venite da me e venite a mangiare la pizza più buona di matto.